Allora, volevo dire una cosa all'onorevole Bonafè, perché io sono un uomo pratico. C'è gente che i numeri non li tiene in considerazione, no? Il fatto che, faccio un caso mio personale, io facevo il 22% su una rete pubblica e per normalizzare l'informazione mi hanno mandato via. Quindi c'è chi non capisce che i numeri sono importanti, c'è chi invece ritiene che non siano niente. C'è un dato di fatto. Che si voglia far vedere o no, il PD da almeno 2 anni sta sbagliando e sta perdendo. Ha perso zone dove era radicalizzato in modo fortissimo sul territorio. Penso alla Liguria, nella stessa Emilia-Romagna, pur se ha un ottimo presidente, perché ha un ottimo presidente, però ha perso decine, centinaia, migliaia di voti. Allora io le contesto una cosa, al di là delle vostre beghe personali giuste di partito che stanno andando avanti da troppo tempo, stanno andando avanti da troppo tempo, le rispondo con una cosa: chi ha governato la Sicilia in questi ultimi anni? Il PD con Crocetta. Allora le chiedo una Rispondo cosa, subito. lei onorevole a livello europeo, lei sa che l'Europa aveva messo a disposizione degli stati, ma anche delle singole regioni che ne avessero fatto domanda e portato progetti, 24 miliardi di euro per progetti sulle linee di trasporto. Tutti sanno che andare in treno da Catania a Palermo è un'odissea. Sapete quanti progetti la Sicilia, governata in questi ultimi 5 anni da un partito PD con Crocetta, ha presentato in Europa? Zero. Zero progetti. Allora poi non ci Perché devi dobbiamo andare a votare se poi stupire, ci metti non 8 ore ci a fare dobbiamo un viaggio stupire che perché ne la gente vale una. non va più a votare, quello è il vero problema, la gente non crede più nei partiti. Io guardo adesso la frammentazione dei partiti, cioè siamo riusciti a queste elezioni ad avere, ho contati sommariamente e velocemente, 12 forze politiche, no? 12 forze politiche che nessuno poi ha più il Che non coraggio sappiamo di nemmeno mettere la bene chi faccia. sono, esatto. Ecco, tra l'altro facciamo anche un sorriso, se Musumeci arriva dalla ex Missino, eccetera, vedere la scritta sul rosso Almirante si gira una tomba, però gli ha portato bene. Voi dovete capire che se non state sul Ma territorio guardi. e continuate a parlare tra di voi nei palazzi, la gente non vi voterà. 24 Ma miliardi messi a disposizione dall'Europa a una regione. Ma dovevate correre tutti a Bruxelles? Le migliori guardi, Ginetti. intelligenze dovevano andare a Bruxelles per aiutare la Sicilia. Io sono basito, zero progetti presentati. Questa è la realtà, questo è far Ma politica. guardi, Ginetti. Allora. Io...